Ciao a tutti, nei prossimi giorni verrà discusso prima al Senato e poi alla Camera il decreto che dovrebbe sbloccare gli scatti stipendiali dei docenti, consentendo loro quantomeno il recupero dell'annualità 2012. Attenzione, utilizziamo il condizionale perché il recupero degli scatti non è assolutamente certo. Infatti il governo e i sindacati dovranno mettersi d'accordo entro giugno, altrimenti il recupero non ci sarà. Questo decreto altro non è che l'ennesima pezza messa dal governo alla gaffe di inizio gennaio. Come ricorderete, in quell'occasione il governo ha ventilato l'ipotesi di un prelievo forzoso di 150 euro sugli stipendi dei docenti per recuperare gli scatti di anzianità già maturati. Il Movimento 5 Stelle in quell'occasione è stato il primo a denunciare questo scandalo. Sugli scatti stipendiali c'è una grande verità che solo noi del Movimento 5 Stelle abbiamo portato alla luce in occasione della discussione della legge di stabilità alla Camera. Ricordate i circa 8 miliardi di euro tagliati da Tremonti e Gelmini alla scuola pubblica nel 2008? Ebbene, per legge il 30% di questi 8 miliardi di euro andavano destinati proprio al pagamento degli scatti stipendiali dei docenti. Stiamo parlando di ben 2 miliardi di euro. Che fine hanno fatto questi soldi se dal 2008 ad oggi non è stato utilizzato neppure un centesimo per il pagamento degli scatti stipendiali dei docenti, che anzi sono sempre stati continuamente e ripetutamente bloccati? Invece questo decreto stanzia la miseria di 120 milioni di euro per il pagamento degli scatti stipendiali e in più il governo dice di voler attingere la parte restante al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, che è un fondo che serve alle scuole per le attività didattiche extrascolastiche. Questo gioco delle tre carte non ci piace, infatti abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare, aspettiamo la risposta dei ministri competenti e staremo col fiato sul collo al governo durante tutto l'iter di questo decreto.